a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Siamo qui on Shalom al termine del primo tempo, 7-0 per voi. Una partita, diciamo, abbastanza facile, soprattutto perché la stanza fisica è diversa, l'età è diversa. Che cosa ne pensi? Beh, sì, una partita semplice, però comunque non posso ritenermi completamente soddisfatto. Comunque dobbiamo evitare certe leggerezze, soprattutto in difesa. In attacco stiamo giocando bene, però queste partite in difesa vanno completamente dominate, facendo vedere a tutti la nostra supremazia, però pian piano miglioreremo anche in difesa. Diciamo che è quello che vi manca per potervi, diciamo, definire i migliori del torneo del biennio, un po' di solidità difensiva. Vabbè, ma col tempo arriverà, comunque posso ritenermi i favoriti del torneo. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Termine la partita 17-1 per voi. Cioè, è stato un buon allenamento per le partite un po' più complicate. Che cosa ne pensi degli avversari e della vostra prestazione? Ovviamente gli avversari hanno svantaggio, erano più piccoli di noi, però diciamo che è stato, come dici tu, un allenamento perfetto per le partite più complicate. Speriamo solo di andare più avanti possibile questo. Al termine del primo tempo ha detto il tuo compagno di squadra che siete i favoritissimi, sei d'accordo con lui? Sì, sono d'accordo, come ho già detto, dobbiamo combattere per vincere questo torneo. Non avete paura di sottovalutare tutte le altre squadre? Noi non sottovalutiamo mai nessuno, quindi quando scendiamo in campo pensiamo sempre che l'avversario sia pari a noi, diamo sempre il 101%. Va bene, allora in bocca al lupo per il contro del torneo.